È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Yuki. Capitolo 7. Loro sapevano. Non era servito il vano tentativo di Lux di fingersi a letto in uno stato di piena coscienza, ma pur sempre privata di alcune capacità di muoversi. Loro sapevano. Nonostante lei avesse messo in atto una delle scene più realistiche di cui il mondo del teatro avrebbe mai potuto godere. Eppure adesso si trovava legata nuovamente al lettino di quella stanza, che stanza non era, quanto più invece un laboratorio. Questa volta però la paura sembrava essere stata sostituita da un nuovo sentimento, forse ancora più terrificante, l'odio. L'odio, sentimento più oscuro al di fuori di esso non esiste. Proprio questo piccolo frammento è stato capace in passato di far nascere grandi discordie, grandi guerre combattute solo per una minuscola parte che si cela in ogni umano. Una piccola parte che si nasconde per bene, che lotta contro la volontà dei propri padroni. Ma quando esce, e se lo fa, allora sono davvero grossi guai. Non c'è arma più grande dell'odio. E Lux, che si trovava a fissare la pelle chiara della dottoressa Grimbel a specchiarsi contro le luci abbaglianti di quella camera, non riusciva a smettere di pensare a questo, a quanto il suo sangue stesse bollendo e alle sue viscere che si ritorcevano ogni qualvolta un sorriso si piazzava sul volto della dottoressa. Saremmo, iniziò la dottoressa, per poi correggersi in modo svelto. Sarei lieta di conoscere come ha fatto a non subire gli effetti della tetrodotossina. Continuò puntando gli occhi sul diario che aveva tra le mani, ad esaminare chissà quali cose. Luxia sapeva di essere lì dentro da giorni ormai, e tutte le dosi di quella sostanza che le erano state iniettate non avevano avuto alcun effetto. Sebbene Josh avesse aumentato anche la dose, lei era in piena di vita e capace di muoversi senza alcun problema. Era svenuta, certo, ma ogni qualvolta che si svegliava, un verso di frustrazione usciva dalle bocche dei due infermieri, ritenuti degli incapaci e buoni a nulla dalla dottoressa, la quale non credeva possibile che dopo tutte quelle dosi la sostanza le fosse immune. Lei sa cos'è la tetrodotossina, non è così 8326? E a quel punto si avvicinò alla ragazza, chiudendo il diario marrone con un colpo secco e posizionandosi di fianco a lei. La tetrodotossina è un veleno utilizzato dai nostri antenati per commettere crimini sadici e lenti, spiegò la donna tenendo le mani lungo i fianchi, mentre le sue parole venivano accompagnate da un sorriso stupefatto e quasi pieno di ammirazione. Ma noi, come lei avrà ben capito, cerchiamo di rendere le cose brutte in belle. I nostri scienziati si sono occupati di sperimentare e analizzare questo tipo di veleno, cambiandone la combinazione chimica e creando una sostanza capace di far paralizzare una persona per più delle 6 ore, superando la morte e sintomi come la nausea e il malessere. Una sostanza che serve a noi per far guarire voi, spiegò la donna guadagnandosi un'occhiataccia da parte di Lux, la quale di sentire frottole ne aveva abbastanza. Sentiva i muscoli delle braccia e del collo pulsare per il dolore. Dopo tutte quelle iniezioni, la sua pelle sembrava aver assunto un colorito ancor più chiaro, fatta eccezione per le chiazze scure dove le era stata bucata la pelle. Le ho già detto che non so come sia possibile. Magari quei due imbecilli hanno utilizzato un veleno sbagliato. Magari lei non sa seguire con abbastanza attenzione ciò che fanno i suoi dipendenti, azzardò ricambiando quel sorriso così crudele e privi di alcun pentimento. A quel punto però Fred si fece avanti schiarendosi la voce. Perché non proviamo con il codice 54, dottoressa? Chiese con un filo di voce, come se fosse intimorito da quella donna più minuta di lui. La ragazza non ci serve morta, sbraitò la Grimbel lanciandogli un'occhiata di fuoco, intimandogli di non azzardarsi più a proferir parola. Lux a quell'affermazione si assicurò di guardare anche lei Fred con un'espressione di odio e rabbia. Non capiva come la morte e la tortura potessero essere inflitte in modo così facile e veloce. Perché sì,
la stavano torturando. Le cinghie che la tenevano ferma sembravano cominciare a far parte del suo corpo, come se fossero fatte di cera e si stessero fondendo su di lei. Sentiva i polsi farle male per la stretta troppo forte che li immobilizzavano, ma nulla le faceva più male della testa che sembrava voler letteralmente esplodere. Non dormiva da ore e le era impossibile chiudere occhio sapendo che Josh e Fred le stavano accanto pronti in qualsiasi momento a somministrarle qualche altra sostanza nociva. E la dottoressa prese nuovamente a guardarla. Le spostò una ciocca di capelli che le si era appiccicata sulla fronte sudata. «Tu, 8326, ci sarai di grande, anzi, grandissimo aiuto», disse in un sussurro, ma Lux sentì ugualmente una lieve eccitazione e felicità nelle sue parole e per la prima volta si chiese chi fosse la vera assassina tra lei e la dottoressa. «Fatela uscire di qui, ha bisogno di rimettersi in forze. Prevedo una svolta grandissima per i nostri pazienti». Si girò e andò via facendo riecheggiare il rumore dei suoi passi per l'intero corridoio. Josh si avvicinò con cautela alla ragazza e con massima attenzione. Si occupò di liberarla da quel lettino infernale, lasciando però che si mettesse in piedi da sola. Lux sentì le gambe deboli e le sue ginocchia tremarono quando cercò di mettersi dritta. Le braccia le facevano male ed era chiaro che non sarebbe arrivata lontano in quello stato, ma Josh non se ne preoccupò, nemmeno lasciando il compito al collega di portarla fino alla camera, e Fred lo fece con un certo disappunto. Lux era rimasta zitta e si era lasciata trasportare ad adagiare sul letto della sua camera senza fare obiezioni, poiché sapeva di aver bisogno di aiuto. «Nulla di personale, 8326. È il nostro lavoro», si giustificò l'uomo per poi uscire dalla stanza e lasciarsi andare in un sospiro di sollievo e anche di stanchezza. Lux rimase a fissare il soffitto per una manciata di minuti, prima che le lacrime si presentassero e le bagnassero il viso. Avrebbe voluto svegliarsi nella sua camera da letto, con le dolci coperte pulite a solleticarle il viso, il profumo delizioso della colazione mattutina ad invaderle le narici e la voce cristallina della madre a chiamarla e a coccolarla. Le mancava suo padre, che tra risate e scherzi era sempre capace di trasformare una brutta giornata in momenti che si sarebbe portata per il resto della sua vita, ma più di tutto sentiva la mancanza di Freya. I sensi di colpa non l'avevano abbandonata e mai lo avrebbero fatto. Il solo pensiero delle suppliche e delle lacrime scaturite dalla paura che cresceva in lei per via della propria persona a minacciarla con una pistola la faceva morire giorno dopo giorno. E forse queste piccole consapevolezze erano peggiori delle torture, più grandi persino della paura che provava verso una possibile morte in quell'istituto. Al cigolare della porta, Lux si mise seduta a fissare l'entrata. Il cuore cominciò a batterle velocemente mentre essa si spalancava con lentezza e sperava con tutta se stessa che non si trattasse di Josh, Fred o qualsiasi altro infermiere. Ma il suo corpo si rilassò istintivamente quando la testa di Luis fece capolino nella stanza e facendo un ampio sorriso si precipitò all'interno di essa chiudendo la porta. «Diamine, Luxia, ci hai fatto prendere un bello spavento. Pensavo ti avessero...» E si trattenne prima di poter dire quell'ultima parola, non ritenendola nemmeno necessario. Il ragazzo si schiarì la voce, imbarazzato anche solo per aver pensato ad una tale oscenità. Si avvicinò a lei sedendosi sul bordo del letto e accorgendosi solo ora che le lacrime amare le stavano rigando il viso. Lui si sapeva come ci si sentiva. Ricordava ancora il peso delle sue azioni che avevano portato per mesi sulle spalle. Poi pian piano la memoria sembrava essere svanita e i ricordi dei suoi crimini perdettero in piccole sfumature di colore la loro intensità, fino a diventare solo storie narrategli dai dottori o incubi che alle volte lo laceravano nel sonno. E senza chiedere o dire nulla si strinse la ragazza in un abbraccio. Lux non avrebbe voluto crollare di fronte a nessuno, eppure lo fece ugualmente. I suoi lamenti si espansero per la stanza, mentre le lacrime del suo pianto straziante si scontravano con il petto di Luis, e il ragazzo non se ne preoccupò, semplicemente la cullò tra le sue braccia, cercando di infonderle il coraggio che lui non aveva mai avuto.